Мы с вами прошли 10 платьев с целинокройным рукавом. Noi insieme a voi abbiamo passato 10 lezioni di vestiti con manica kimono, ma c'è un problema. Non sempre con quel tipo di manica ti permette di indossare una giacca classica o cappotto, perché a questo punto fa grumo ed è scomodo. Quindi ci troviamo un sacco di vestiti ma non sappiamo cosa indossare, soprattutto adesso che fuori abbiamo l'autunno ed è abbastanza fresco. Io, come sapete, mi sono fatta fare il vestito nero a rota e con manica kimono. E io, nonostante abbia vari capoti, non riesco ad abbinare niente con quel vestito. Ne ho un giubbino marrone, ma con il nero di sicuro non lo posso indossare. Ho pensato un poco a cosa potrei fare. Oggi noi insieme a voi, dalla base del vestito con manica kimono della prima lezione, faremo un giubbino di questo tipo. È un giubbino che avrà la fodera per qui. Io passo per passo, in più di una lezione, vi farò vedere come si fodera e come lavorare in generale questo modellino. Giubbini così dobbiamo imparare a farli. Guardate, io qui ho un tessuto cashmere di un bianco latte. Penso che un giubbino bianco così sposerà perfettamente il mio vestito nero. Scarpe nere e giubbino bianco si sposano perfettamente. Sarà abbastanza corta qui, perché con la gonna rotta che ho nel vestito lungo non si può. Per cui vestiti ne abbiamo un sacco, ma cosa indossare sopra, come me adesso, sono in tante a farli le domande. Per cui oggi facciamo questo giubbino con un collo così. Ma voi dopo potete farlo anche diverso. Da dietro qui non ho collo, è solo un listino che passa in coletto davanti. L'orlo arrotondato un po' davanti e qui avrà 6 bottoni che penso metterò in oro. Oppure si può mettere in tono con il tessuto o farlo con bottoni invisibili. Oppure fare asole a mano. Si può scegliere un sacco di idee. Или навесную петлю снизу сделать, у кого нет петельного автомата. Здесь огромное количество вариантов. Iniziamo dal cartamodello. E passo per passo, in più lezioni, faremo insieme a voi questo giubbino. Davanti a me ho il cartamodello base della prima lezione. Io l'ho fatto con carta velina e lo tengo come base perché posso fare un sacco di cose con lei. Per adesso tengo solo il dietro, che faremo delle modifiche, e solo dopo, in base al nuovo dietro, costruiremo il davanti con listino che passa davanti in coletto e a doppio petto il davanti. Per adesso lavoriamo il dietro, il davanti mettetelo via perché qui non servirà. Centro dietro, disegniamo una linea dritta. Poi gli daremo la scavatura necessaria. Ora posizionate il dietro così sulla linea centro dietro. Ora vi racconto della lunghezza del nostro giubbino. Noi lo faremo 12-13 cm più lungo della linea vita. Voi fatelo come meglio credete, anche lungo fino a qui. Io lo faccio corto perché lo faccio apposta per il vestito nero con gonna rotta. Seguite quello che faccio io. Наблюдайте хорошо за мной. Segniamo il dietro. Поэтому я сейчас делаю от линии талии 16 см. Ora dalla linea vita in giù metto 16 cm, lunghezza giubbino compreso l'orlo. Forse sarà troppo lunga così, meglio prendere 15. Ну если подвернётся, нет, давайте 15, это длинно. Io non taglio la base del vestito, seguo qui direttamente. Adesso molto semplice, ripetiamo le linee del dietro. Scolo a me va bene così com'è. Manica. Adesso guardate qui, larghezza bacino non cambia, cambia la lunghezza manica, io la faccio un po' più lunga, di 8 cm. Ukorocenoy,
кстати, рукава чулки или митинки. Я в Париже себе купила рукава чулки, и они у них называются митин тоже. Митин. Митин. На 8 сантиметров я удлиняю рукав. Allungata la manica. Сейчас покажу вам. Удлинила рукав. E qui in larghezza prendiamo altri 2-5 cm più largo. Vedete come faccio io? Dalla linea vita andiamo così e da qui inizia ad allargarsi. Essendo un giubbino che sarà indossato su un vestito con manica kimono, qui è obbligatorio allargare un po'. Поэтому вот здесь обязательно пошире. Это узкий рукав. Quella di base è una manica stretta. È troppo largo, lo stesso non voglio. Ma chi vuole può farlo ancora più largo. Forse anch'io prenderò un po' di più. Adesso tolgo via la base e seguo con il pennarello colorato. Segno tutte le linee. Linea talia. Linea vita, segniamo via la base e su questo nuovo cartamodello facciamo il davanti. По вот этой выкройке мы сейчас будем делать полочку. Вот эта точка. Questo punto qui non è cambiato. Abbiamo solo allargato un po' la manica. Немножко расширили ширину самого рукава. Далее. Vita. Di solito ci metti un paio di minuti per fare tutto questo. E mi traccio la linea vita. Ecco il cartamodello dietro. Abbiamo deciso la lunghezza. Qui non abbiamo cambiato niente, solo allungato e allargato la manica. Bene, tagliamo il dietro e iniziamo a lavorare con il davanti. Abbiamo fatto la base con la prima lezione. E da quella, come vedete, potete costruire qualsiasi cosa. Выкроечку вы, которую с цельнокройным рукавом, когда мы синее платье отшивали, платье номер один. И от нее дальше, пожалуйста, делайте все, что угодно. Вот наша свитка. Ecco il dietro del nostro giubbino. Non dovete pensare a niente. Basta seguire e ripetere i nostri passi. Ничего не надо думать, просто повторять за нами. А сейчас... Ora costruiamo il davanti. Guardate, questa è linea orlo. Ora riporto linea centro davanti. Scriviamo linea centro davanti. Linea centro переда. Linea centro davanti combacia con linea centro dietro. Loro di solito sono uguali, con la differenza che sul davanti non c'è la scavatura. La comodità adesso è che qui non avremo alcun cambiamento, dobbiamo solo riportare le linee. Facciamo il bilancio, io ho 2 cm il davanti più alto del dietro. Ecco il mio bilancio. E andare così finché si unisce con la manica, per fare doppio, cioè, così che va a unirsi con la manica. Cosa
Per fare abbottonatura a doppio petto, in questo caso io prendo 8 cm. Di solito è dai 7 ai 9 cm. Quando abbottoniamo un capo a doppio petto, il centro davanti della parte sinistra e destra devono combaciare. Vedete come viene la bottonatura? Ora qui dobbiamo arrotondare gli angoli. Voi dovete capire di quanto aprire qui sotto, in questo punto. Cioè, dove deve arrivare la linea sul centro davanti, in modo da aprire questa distanza qui. Se questa distanza adesso dovete prestare attenzione, più o meno così. Come farlo l'orlo con un taglio così, lo vedrete. Vedete? Disegnate una bella linea che si unisce con questa qui. Bella arrotondata. Adesso abbiamo disegnato questa linea qui. Eccola. Chi non vuole arrotondata davanti, basta lasciare la linea dritta come era. Вот эту нашу фигуру на передней полочке, вот она у нас. А вы, пожалуйста, кому не нужна фигурность, все то же самое. Но не obbligatorio fare. Ровно. Ровный низ, пожалуйста, вот это делать не обязательно. Баланс. Bilancio c'è, doppio petto c'è, orlo c'è. Ora lavoriamo con il nostro collo. А сейчас поработаем с нашим воротником стойкой. Calcoliamo lo scolo dietro. Noi abbiamo 11 cm. Allora, da qui in su, una linea dritta di 12 cm. Da questo punto 12 cm. E facciamo il listino solido. 5 cm in angolo retto, 90 gradi. Perché non vuole avere da dietro collo normale. È un listino che passa in colletto davanti. Dall'angolo davanti in su 12 e larghezza 5. Quando il listino passa in colletto su questo punto, non deve essere più largo di questo, cioè 5 cm. Se prenderete di più, non terrà forma. Farà piega. Если вы вот здесь возьмете шире в плечевом шве, она у вас не будет лежать, а будет загибаться. А вот дальше уже строим. E da qui costruiamo il colletto. А воротник хочу большой. Il colletto io lo voglio abbastanza grande. Ну еще ж хочу вот эти углы построить. Ricordate, listino 12, larghezza 5, sia qui che qui, e da qui costruite qualsiasi colletto volete. Qui forse un po' meno, è più alto. Voglio farlo uguale allo schizzo. E ricordatevi che in questo punto disegniamo assolutamente come vogliamo noi. Come dico sempre, ognuno è padrone di se stesso. Ora taglio e guarderò questo angolo. Forse sul tessuto ci sarà bisogno, lo farò più grande un po', per farlo largo proprio come qui. Ora lo taglio, lo pieghiamo e vediamo. Qui avete dritto. Diritto di fare qualsiasi forma. Абсолютно любой формы, круглой, квадратной, прямой, collo, un listino che passa in colletto davanti è un tema molto prezioso. Стойка, переходящий воротник, это очень ценная тема. Пока
Non sono convinta qui. Adesso guardiamo. Tagliamo linea. Linea tali. Vita. Spinca. Dietro. Davanti. Polacca. Il coletto lo vedo piccolo. Sì, lo faremo più grande. Anche voi guardate come meglio vi piace. Sperimentate. Così lo vedo meglio. Se no, faremo ancora di più. А вы тоже не пытайтесь все заранее придумать, берите, делайте. А потом, когда сделаете, поймете, так, не так, добавляйте, убавляйте. А, вот теперь она, смотрите. Ora vedete, è già vicino come sul nostro schizzo. Vedete, sia in larghezza che altezza è uguale. Вот она пошла, видите, вширь от центра перед еще сколько, и вниз. Вот такой у нас будет воротничок. Раз чудесно. Ну, я подумала, что я немного. Ho pensato e credo che il listino dietro lo faccio più stretto. Per tenere forma bene, meglio averlo più stretto dietro. Вот здесь стоечка, чтобы не была широкая, чтобы она вот так назад заложилась в стоечку. Вот видите, да? Это пойдет воротник. Vedete, questo è il coletto e questo va dietro, così. А это пойдет у нас в стоечку, вот видите? Широкая не заложена. Largo farà piega, meglio prendere 4 cm. Ecco il nostro listino, ecco il nostro coletto, ecco il centro davanti, il doppio petto, ecco il nostro orlo arrotondato, ecco il nostro dietro che ha avuto poche modifiche. Il camptamodello è pronto. Allargando questo angolo io ho ottenuto il coletto come sullo schizzo e vedete come il coletto passa in listino che si unirà con il dietro. Io vi ho promesso che darò più attenzione ai capi spalla in questo periodo e adesso vi farò i passaggi del cucito, così capirete come si fa, perché non tutti sanno lavorare con la fodera. Noi non possiamo andare sempre in giro con le stesse cose e comprare. Noi non possiamo troppe cose. Cose semplici così arricchiranno il nostro guardaroba e potremo abbinare con tante cose. E potremo anche fare di più di una cosa, con tessuti diversi, colori diversi, forme diverse. Alcuni possiamo farli con coletto, altre senza, alcuni a doppio petto, altre no. Alcuni si possono fare un po' più lunghi, come capotini, lo stesso va bene. Iniziamo noi da questo giubbino intanto e dopo vedremo. Saluto a tutti, con voi sono stati Paul Stirna Mikhailovna e Yastrebov Alexei.